Meno incidenti stradali, meno feriti sulle strade e meno sanzioni per violazioni del codice della strada. In un anno solare il bilancio, nel 150° anniversario del Corpo di Polizia locale, mostra che la prevenzione ed il presidio mirato del territorio con le risorse a disposizione dà i suoi frutti. Il comandante Alessandro Di Quirico snocciola i numeri delle statistiche delle principali attività del corpo in una condizione di sottodimensionamento di personale, ma che nonostante questo, con i mezzi tecnologici a disposizione, ha permesso di contrastare fenomeni molto pericolosi, come la mancata revisione dei veicoli, un vero e proprio pericolo pubblico. Abbiamo confrontato i dati dell'anno scorso, in poche parole, con quelli di quest'anno e siamo piuttosto soddisfatti. Vi prometto che noi avevamo dovuto centellinare le nostre forze, perché sapete siamo ben 19 sotto organico, 51 contro i 70 previsti. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, quindi abbiamo monitorato la città per vedere quali erano le reali necessità dei singoli punti del territorio. Per i reati nati, notificati e pagati nel 2017 il Comune ha incassato 911.000 euro, ma al di là del dato economico una riflessione sulla sicurezza va fatta. A togliere il sonno ai tutori del codice della strada e non solo, purtroppo è una delle infrazioni più pericolose in assoluto, passare con il semaforo rosso. Da quando sono state installate le telecamere in viale Primo Maggio al semaforo del Lido, si sono verificate 2.687 infrazioni con una media di 200 al mese, con punte nei primi mesi anche di 600 rossi pieni in un solo mese. E questo veramente è un dato che fa pensare quanta gente non vede il semaforo rosso o non lo considera, forse è meglio dire, perché mi pare impossibile che non veda dal momento che guidano. Il passaggio col rosso, 90%, è un incidente stradale. Quindi massima attenzione. Se da un lato nel totale le infrazioni del codice della strada sono calate, i reati ambientali purtroppo, a testimonianza di uno scarso senso civico di alcuni cittadini, mostrano una severa impennata, triplicando il loro numero, passando da 111 a un totale di 352, con i trasgressori pizzicati grazie anche all'ausilio della videosorveglianza, un aspetto però su cui c'è ancora molta strada da fare. Lo assolviamo il cittadino fanese dal punto di vista del codice della strada? Sicuramente sì. Siamo 62.000 abitanti, il numero delle multe mi pare inferiore, no? La maggior parte sono bravi a farlo, possiamo dirlo.